Radio Nettuno. Il nostro approfondimento CISL del mercoledì, in questo caso mercoledì 7 novembre, Radio Nettuno, ancora buon proseguimento di giornata da Davis Colombi, in linea telefonica con Elmina Castiglioni, segretario organizzativo della CISL Emilia Romagna. Castiglioni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, noi approfittiamo della sua presenza per parlare, il tema dibattuto negli ultimi giorni, anche televisivamente parlando, di questa praticamente riorganizzazione interna alla CISL. È una grande novità, Castiglioni. Radicale, perché in Emilia Romagna per esempio da 10 unioni sindacali territoriali attuali scendiamo a 6 in una prima fase e poi in una seconda a 5. Andiamo ad accorpare le 3 unioni sindacali territoriali della Romagna, Forlì Cesena, Rimini e Ravenna, per costituire l'Unione Sindacale della Romagna. Accorpiamo Parma con Piacenza e poi accorpiamo Bologna con Imola e costituiamo quindi l'area metropolitana bolognese. Poi in un secondo tempo, nell'arco comunque di pochi anni, andremo anche ad accorpare Reggio con Modena. Senta, naturalmente ci si chiede da dove sia nato questo progetto, da una discussione interna, da una necessità di riorganizzazione, insomma come siete arrivati a questa decisione? Guardi, è una discussione interna che è cominciata diversi mesi fa e che ha avuto il primo sbocco con un documento fatto dalla CISL nazionale durante l'estate. Ed è nata dall'esigenza di rendere più efficace la nostra presenza sui territori. Gliela sintetizzo in uno slogan: meno segretari, più delegati e più operatori nelle aziende e nel territorio. Quindi si tratta di razionalizzare l'uso delle risorse, di ridurre i vertici, tra virgolette, politici apicali per rendere più efficace la nostra presenza appunto all'interno delle aziende e sui territori. Quindi una distribuzione più razionale delle risorse che si accompagnerà anche a un grosso progetto di riqualificazione e di formazione dei nostri gruppi dirigenti. Senta, ma in un momento di difficoltà per quanto riguarda la rappresentanza politica, questo è evidente dagli accadimenti appunto degli ultimi tempi, c'è un disegno da parte del sindacato per avere invece una maggiore forza? Certo, certo. La nostra l'idea è di rafforzare la nostra struttura per essere più vicina alla gente e per essere ancora più efficaci. Il sindacato è una di quelle strutture che ancora nel rapporto con le persone mantiene un livello di fiducia discreto. La CISL in Emilia Romagna è una CISL importante che è presente in modo massiccio nei luoghi di lavoro e sui tavoli di confronto anche con le istituzioni. E noi vogliamo mantenere alto questa nostra caratteristica, questa nostra, chiamiamola, qualità, se mi permette. Senta, andando proprio a parlare di istituzioni, anche lì una forte riorganizzazione, in modo particolare per quanto riguarda le province, ad esempio. Un suo pensiero su questo tema e sulle conseguenze del provvedimento? Guardi, la CISL ha sempre pensato che, lei avrà visto i nostri documenti, forse il riordino istituzionale doveva essere anche più radicale rispetto al ruolo delle province. Il vero tema però oggi è che non si può fare solo un accorpamento sulla carta partendo dalle caratteristiche geografiche del territorio. Bisognerebbe anche ragionare di quelle che sono le competenze, a chi verranno trasferite, che cosa succederà delle professionalità che sono all'interno delle province, perché qui ci sono tanti lavoratori le cui professionalità non devono essere mortificate ma anzi valorizzate. Altro tema, ovviamente il destino dei dipendenti, cioè una delle perplessità maggiori ovviamente è legato proprio al futuro di quelli che si trovavano ad operare ad esempio nelle province diciamo di Modena e Reggio, per fare un esempio vicino a noi, che verranno accorpati in un'unica istituzione, insomma. Certo, il loro destino, ovviamente quello che noi diciamo è che per quanto ci riguarda quei lavoratori devono mantenere il loro rapporto di lavoro, poi vedremo con chi, come e in che modo dovrà essere sviluppato, ma sono anche tutte professionalità che vanno conservate e mantenute perché comunque sono servizi che alla cittadinanza vanno ancora erogati. Bisognerà vedere dove, a che livello, quindi come organizzazioni sindacali in particolare, questo è un tema che sta affrontando insieme a noi la categoria che si occupa direttamente dei dipendenti, perché ovviamente anche come verrà organizzato il lavoro delle persone non è, per quanto ci riguarda, un tema ininfluente, anzi.
Assolutamente, e penso proprio che avremo modo di confrontarci ulteriormente in futuro su questo tema davvero delicato e importante. Bene, io ringrazio Elmina Castiglioni, segretario organizzativo CISL Emilia Romagna, per il nostro approfondimento e le auguro naturalmente un buon lavoro. Grazie, sono io che ringrazio voi dell'invito e buon lavoro anche a voi. Radio Nettuno.